Urbana Channel, siamo qui con Marco Piva. Lo fermiamo. Un secondo solo, Marco. Ecco, quest'anno lei ha deciso di dare l'addio al calcio, quello che conta, e di venire ogni tanto ad allenarsi con noi e ovviamente a partecipare a queste felici serate. In verità, dentro di sé, sente un po' la nostalgia di questo gruppo? Sì, certo. Certo. E quando lei dormirà solo in quelle fredde stanze della Germania, sentirà ancora di più la nostalgia? Sì, sì, certo. L'intervista è rivolta a lei perché è sempre stata un'icona, sempre stata una colonna portante del calcio urbano da quando ci sono anch'io. E ecco, chi le mancherà di più in questo gruppo? I fratelli Andrea. Eccolo qua che si gusta la pizza, il signor Andrea Nicola, che da quest'anno ha deciso di dare forfè alla nostra squadra. Come mai questa scelta? E tante cose mi hanno portato a questa decisione, ma così ho sempre l'intruso. Beh, non è un addio, è un arrivederci comunque. Adesso intanto è una pausa di riflessione, mi dedico alla pista intanto che si cadono. I più maliziosi pensano che questa pausa sia dovuta alla pesante preparazione atletica, ma lei ci vuole smentire in qualche modo? No, assolutamente, proprio. Eccoci qua col presidente, ancora una volta, il signor Emilio. Quale prospettiva c'è per quest'anno? La prospettiva è sempre nelle mani vostre. Quindi spero su di voi. E con fiducia però nello stesso tempo. Secondo lei quest'anno la squadra riuscirà a arrivare ai play-off? No, vorrei vincere addirittura il torneo, no? Nei play-off. Eccoci qua. Con il signor dirigente responsabile del settore giovanile, il signor Corradin. Ecco, secondo lei come andrà questa stagione calcistica? Beh, con il nuovo allenatore che abbiamo quest'anno sicuramente meglio. Perché il signor Davide Pevarello mi aveva ormai riempito le palle. Vorremmo... Uno scoop, veramente, perché questi signori qua praticano praticamente le... Cioè, insomma... Vanno in vacanza insieme. Ci racconti un po' la vacanza tipo tra questa compagnia? Beh, per me e tutto il resto della banda era sole, mare, divertimento, donne. Per Davide era schemi, letto, pallone. Stretching, naturalmente. Questa è la mia villa acquistata e poi data in prestito così a Daniel. È un segno di riconoscimento per tutto quello che ha fatto l'anno scorso, è il minimo che potevo fare, insomma. Ecco, signor Gennaro, per lei quanto è importante il gruppo come questa sera? Fondamentale, direi. Fondamentale, Bruno. In che senso? Bacco, tabacco e Venere non tanto. No, ma guarda, devo impinarti. Signor Ferreto, lei in questa stagione che verrà, sì, si è preposto qualcosa come obiettivo? Può essere. Quest'uomo non sa neanche di cosa stiamo parlando. Lei quanti gol pensa di realizzare quest'anno? Una decina. Ma quello che lei ha dimostrato nel passato, cioè potenza, violenza, sì, Irruenza, costanza, beh, più o meno costanza, clemenza, no? Decenza, Vicenza. Padova, Milano. Lei che è tornato a Urbana, si prepone qualche obiettivo? Guarda, intanto star bene, perché qua mi pare di essere presente qui di geriatria. No, ma adesso lei ha trascorso... l'ultima stagione a Merlara, sì, Merlara, sì, che è retrocesso, come è retrocesso il Minerva quando lei ha praticato la promozione. Io non ironizzerei. È una coincidenza o lei ci può dare una spiegazione a questi avvenimenti? Serve per arricchire
Diciamo che queste retrocessioni hanno servito ad arricchire il mio bagaglio culturale, il mio bagaglio tecnico. Praticamente lei è esperto in retrocessioni? Erotica. Il gotto delle retrocessioni. Nel senso, dove vado io, la squadra matematicamente retrocede. Amici di Urbana Channel, tocchiamo tutti insieme i maroni, oppure infatti, più gentilmente mettiamo le mani infatti, in tasca. Ascoltate, nell'ultimo anno che lei è rimasta Urbana ha giocato come fascia di centrocampo. E quest'anno il suo ruolo quale potrà essere? Guardi, quest'anno mi propongo come terzino. Andiamo a intervistare Giulio Suazzo. Andiamo. Ci troviamo qui a Villa Gennaro, dove abbiamo rintracciato Guido Soatto, che con l'arrivo di Lorenzetto sembra in procinto di partire. Probabilmente risponderà alla chiamata del Montagnana, cosa che è molto indigesta ai tifosi. L'abbiamo raggiunto e distrapperemo una confessione. Buonasera, signor Soatto. Una domanda solo per il signor Soatto. Un secondo, attenzione perché qua l'atmosfera ci sta già scaldando. Tranquilli. L'atmosfera è già incandescente. Può rispondere solo a una domanda, per favore. Una domanda, per favore. No, un secondo, qua l'atmosfera è già incandescente a Villa Gennaro. Attenzione. Okay. Un secondo. Non riusciamo a parlare. Soatto. Un attimo. Ma non riusciamo. Ilaria, il collegamento è sempre più difficile qui da Villa Gennaro. Soatto, con l'arrivo di Lorenzetto, lei si è sentito mettere in discussione sulla fascia destra? Lorenzetto non ho neanche mai sentito nominare. Lorenzetto. Vai allo sto giocando, non lo so. Io appena parlo, dopo il rumore dei nemici, no? Subito. No, perché sembra che con gli acquisti di Lorenzetto. Sta succedendo l'inverosimile. Ritorniamo un attimo. Vai via dopo, no, vero? Sì, dopo vado via. Per favore. Un secondo. Aspetta. In campo. Un'espulsione ogni mese, Gemo. Ma io vi pago per cosa? Mandatemeli via questi. Basta, che te finisci, che tu capito? Efficiente. Carabinieri, voglio i carabinieri subito. Aspetti, abbiamo qui il diretto. 13, non vedo finire. A Lorenzetto gli dico che io sono qui, non ho paura della concorrenza, può venire quando vuole. Mi faccia vedere fino a 5 palleggi e poi vediamo. Ma cosa è? La replica. Lei si sente inferiore? Perché Soatto ha detto che lei può pure starsene a casa, giocherà lui. Soatto, sì. Ma chi è Soatto? Soatto è quello lì. Chi è? Io sono Soatto. Dai lontano! Adesso per modo un attimo! Ma che giro le eliche qua! Soatto può restare a Montagnana? Qua non c'è. Io non vado a Montagnana! C'è questa storia di Montagnana! Soatto! Via quel bocca! Vattene a Montagnana! Anche tu giornalista mi offendi? No,
lasciano fare. Ah, ma che mi dava un pugno, lasciami andare. Oh, vai che Martarello si è gatignuto il coso, visto che non ti Sembra finalmente tornata la pace qui a Villa Gennaro, con due feriti e uno in condizioni pietose. Comunque, possiamo mettere fine alle voci di mercato? Quali? Quelle che le vedono in procinto di andare a Montagnana. Non so da dove nasca questa indiscrezione, mi dispiace, non so di questo. Quindi lei resterà urbana. Resto urbana, perché non mettete in dubbio anche? No, non metto in dubbio. Potresti andare a Montagnana, tanto ormai... No, attenzione, sembrava... Oh, ma che do cazzo vieni fuori te, eh? Ma se te ne hai già firmato, ma cosa vado a dire? Ancora! Ma va, testa di cazzo. Dai, oh. Ultima dichiarazione. Vabbè. Diamoci la mano e chi vinca il migliore. Basta! Va via! Dai, bello! Ponso Italia.